Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 106esima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla. Dopo questa piccola pausa ferragostana, rieccoci qui nuovamente a parlare di distribuzioni Linux. In questi 15 giorni che ci hanno separato dal precedente episodio del podcast di Marcos Box, sono stati fatti alcuni rilasci interessanti di alcune distribuzioni note, altre meno note, ma comunque sono tutte quante degne di nota. Iniziamo. La prima distro che ha visto un aggiornamento in questi 15 giorni è stata Manjaro. Manjaro, c'è stato infatti il rilascio della versione 21.1.0. Nome in codice Pavo, come cavolo si pronuncia? Pavo. Vabbè, magari se sapete la pronuncia andatevela a scrivere nei commenti su Marcos Box. Questa nuova edizione, praticamente è un refresh delle ISO di installazione perché la natura semi-rolling di Manjaro non introduce cambiamenti sostanziali di rilascio in rilascio, ma sono aggiornamenti che arrivano costantemente nel tempo. La novità principale riguarda l'arrivo della nuova versione di Calamares, l'installer grafico che troviamo anche su altre distribuzioni Linux, che offre un miglior supporto per i file system BTRFS. Troviamo poi l'aggiornamento dei principali desktop environment delle tre edizioni principali di Manjaro. XFCE, l'edizione principale, quella di Manjaro, rimane ferma a XFCE 4.16 perché non ci sono stati aggiornamenti, nuove versioni di questo desktop environment, l'edizione con KDE vede l'arrivo di KDE Plasma 5.22, l'edizione con GNOME, che forse è quella più interessante, vede l'arrivo di GNOME 40. Perché dico interessante? Perché il layout predefinito è stato ridisegnato adesso per seguire più da vicino i valori predefiniti a monte di GNOME, con alcune modifiche per ridurre, diciamo così, lo spostamento del puntatore per gli utenti che preferiscono utilizzare il mouse con GNOME. Quindi il layout predefinito dell'edizione GNOME va a meglio adattarsi con il nuovo aspetto, il nuovo layout di GNOME 40. Troviamo poi, per quanto riguarda il kernel Linux 5.13 e ovviamente tutti quanti gli ultimi driver disponibili fino ad oggi. Per maggiori informazioni, link per scaricare e quant'altro, vi rimando all'articolo dedicato su Marcos Box. Oltre a Manjaro, anche un'altra distribuzione derivata di Arch Linux ha visto un refresh della propria ISO. Sto parlando di Endeavour OS. Non ve l'ho parlato sulle pagine di Marcos Box di questo aggiornamento della ISO, non so perché onestamente. Mi è sfuggita, non so se mi è sfuggita, se me ne sono dimenticato, non mi ricordo nemmeno più perché ho saltato questa notizia. Comunque, la notizia di qualche giorno fa è del 27 agosto. Qual è la novità principale di questo aggiornamento dell'ISO di Endeavour OS? Bene, va ad aggiungere la nuova versione di Calamares, di cui vi ho parlato prima, che offre dei miglioramenti dal punto di vista della gestione del file system BTRFS. Offre anche dei miglioramenti nella velocità di installazione. Adesso è molto più veloce nell'installazione. Adesso è più facile personalizzare la scelta del desktop environment su Endeavor OS, perché come sapete Endeavor OS offre una sola ISO e in fase di installazione è possibile scegliere quale desktop environment andare a configurare, andare a installare ad esempio il supporto per la stampante, andare a scegliere se aggiungere il kernel LTS, Linux e quant'altro. Quindi offre diverse opzioni interessanti in fase di installazione, in modo tale da non dover fare 5.000 ISO, una per ogni desktop environment. Ci avete soltanto una ISO con un installer e la potete configurare come più vi aggrada. Ebbene, questa nuova versione di Calamares va a migliorare la gestione del aggiungere la possibilità di scegliere il file system BTRFS. Ora adesso per impostazione predefinita, durante la fase di installazione, se impostiamo una rete wifi, la ritroveremo una volta finito di installare Endeavour OS, quindi non sarà bisogno di rimettere i dati della nostra rete wifi. Troviamo
Troviamo poi su questa nuova ISO alcuni dei nuovi sfondi predefiniti per l'edizione principale e poi troviamo una nuova applicazione EndeavorOS Apps Info che va a elencare tutte quante le app che migliorano l'esperienza utente degli utenti che decidono di installare EndeavorOS. Quindi avete tutti quanti i link alle varie applicazioni, tool per l'upgrade, per il downgrade, per la gestione, per installare i driver Nvidia, per gestire gli aggiornamenti e quant'altro. È una di quelle applicazioni pensate dal team di EndeavorOS per facilitare la vita agli utenti ed è anche interessante. Probabilmente nell'ispezione precedente avete sentito diversi beep. E lo sapete perché avete sentito questi beep? Perché sono semplicemente tutti quanti i vari orologi digitali che ho impostati per il beep orario. Mi dimentico sempre di disattivare il beep orario, però alla fine non lo disattivo su nessuno degli orologi e ho il concertino ad ogni ora. Poi è tutto sfalsato perché non sono più sincronizzati. Vabbè, comunque mi scuso per i beep che avete sentito. Passiamo adesso alle distribuzioni Linux basate su Ubuntu. Zorin Group ha annunciato il rilascio di Zorin OS 16, questa la nuova major release di Zorin OS, che in questo caso è basata su Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Quali sono le novità principali? Troviamo un nuovo look perché abbiamo dei nuovi temi che sono più carini rispetto a quelli precedenti, donano alla distribuzione anche un aspetto più moderno e fresco. Sono stati aggiornati anche gli sfondi con un nuovo sfondo dinamico basato sulle montagne perché piacciono a tutti quanti le montagne, evidentemente praticamente in diverse distribuzioni Linux, ma anche in diversi sistemi operativi commerciali, troviamo sempre sfondi basati sulle montagne. Le montagne piacciono, non c'è niente da fare. Troviamo in questa nuova versione di Zorin OS dei miglioramenti nella velocità e nella fluidità generale, ma questi sono miglioramenti che sono mutuati anche direttamente da Ubuntu, dal kernel utilizzato, dai miglioramenti MESA e quant'altro. Adesso abbiamo anche FlatHub che si aggiunge alle repository dai quali è possibile installare applicazioni, quindi adesso su Zorin OS possiamo sfruttare i repository di Ubuntu, possiamo sfruttare i repository di FlatHub, possiamo sfruttare quelli di Snap, però possiamo anche installare applicazioni AppImage e applicazioni Windows mediante un'applicazione chiamata Windows App Support basata su Wine che ci consente di andare a installare le nostre applicazioni Windows tramite Wine. L'altra novità riguardano miglioramenti nella gestione dei gesti con il touchpad, anche se molti hanno criticato questa cosa perché non è stata implementata, diciamo, molto bene. E poi anche perché la maggior parte di questi gesti derivano da implementazioni fatte dal team di GNOME, perché Zorin OS è basata su GNOME. Abbiamo una nuova applicazione di registratore di suoni e abbiamo dei miglioramenti nella barra delle applicazioni. Infine, per gli utenti che decidono di acquistare la versione Pro di Zorin OS, abbiamo anche un nuovo layout del desktop simile a Windows 11. Ah, e mi dimenticavo, cosa molto importante di questo rilascio che tutti quanti aspettavano con gioia, diciamo così, è l'introduzione della modalità Jelly. Praticamente, non so se vi ricordate, le finestre flottanti che traballano tipo gelatina che erano apprezzatissime ai tempi di Compiz, adesso le troviamo anche su Zorin OS 16 con GNOME Shell. Infine abbiamo il rilascio di Ubuntu 20.04.3 LTS, ovvero la terza point release di Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Questa nuova versione include tutti quanti gli aggiornamenti relativi al parco software rilasciati fino ad oggi e comprende anche tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. Oltre a questo troviamo l'aggiornamento dell'hardware Enablement Stack con l'arrivo del kernel 5.11 e di MESA 21.0 che sono mutuati da Ubuntu 21.04. Lato parco software troviamo GNOME Shell 3.36.9, LibreOffice 6.4.7 e Firefox 91. Se avete una precedente installazione di Ubuntu 20.04.x, vi basterà ovviamente aggiornare il sistema e mediante il gestore degli aggiornamenti.
Nel caso fosse la vostra prima installazione di Ubuntu 20.04, scaricando l'ISO aggiornata di Ubuntu 20.04.3 LTS, vi ritroverete il sistema già aggiornato e quindi compatibile anche con l'hardware più recente. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni con la lista delle novità, dei pacchetti che sono stati inclusi in questa nuova ISO e tutti quanti i link a Ubuntu e tutte le derivate che si sono aggiornate, le derivate ufficiali, i framework ufficiali che si sono aggiornati di conseguenza a questa terza point release, e lasciate magari un commento se utilizzate ancora LTS di casa Canonical. Passiamo adesso a commentare una notizia che ha fatto storcere il naso a molti utenti, me compreso. La prossima versione di Ubuntu, Ubuntu 21.10, il cui rilascio è previsto per il mese di ottobre 2021, verrà rilasciata con GNOME 40 e non con GNOME 41 come molti speravano. GNOME 41, che vi ricordo, verrà rilasciato in forma stabile il prossimo 22 settembre. La notizia è arrivata direttamente dal sito ufficiale, dai siti ufficiali che orbitano intorno della galassia di Ubuntu, da parte di uno dei sviluppatori di Canonical che fa parte del desktop team. Che in un post rispondendo a un altro utente che chiedeva informazioni circa l'arrivo di GNOME 41 su Ubuntu 21.10 ha fatto capire che di lì a poco, a pochi giorni, ci sarebbe stato il feature freeze e che non c'erano abbastanza risorse per poter proporre l'aggiornamento a GNOME 41. Probabilmente ci saranno sulla prossima versione di Ubuntu alcuni pacchetti che verranno aggiornati a GNOME 41, come è successo con la scorsa release semestrale, che c'era qualche pacchettino aggiornato a GNOME 40, quindi un putpourri, una cosa tutta strana alla Ubuntu, come solo Ubuntu sa fare. La storia dunque si ripete, perché questa cosa era successa anche nel ciclo di sviluppo di Ubuntu 21.04, quando il team di Canonical decise di rimanere su GNOME 3.38, facendo appunto, come vi dicevo, qualche piccolo rilascio di qualche piccola applicazione alla versione nuova, quindi alla versione di GNOME 40. E questo fa riflettere perché, a mio avviso, il team di Canonical dovrebbe rivedere un po' questa politica degli aggiornamenti, dovrebbe concedersi maggior tempo per i rilasci semestrali, anzi, a mio avviso, dovrebbe rilasciare le versioni, abbandonare le versioni semestrali, fare una, diciamo così, una Ubuntu rolling, che poi viene frizzata di volta in volta ogni 2 anni per quanto riguarda il rilascio delle LTS, in modo tale da garantire una versione stabile che sia adeguatamente anche testata. Perché vi faccio un esempio subito: se adesso non riescono a propinare GNOME 41 per l'arrivo della versione 21.10 di Ubuntu, perché non c'è abbastanza tempo per testare tutto? Ci sarà ancora meno tempo successivamente per poter testare tutto, per poter includere GNOME 41 nella prossima LTS, a maggior ragione. Quindi così accumulano ritardo e, a mio avviso, è una cosa deleteria per quanto riguarda lo sviluppo della distribuzione. C'è da dire che Canonical ormai da diverso tempo ha fatto capire che non è più tanto legata alle edizioni desktop di Ubuntu, perché non si fanno soldi con Ubuntu, e quindi di conseguenza non ci spingono più poi tanto sullo sviluppo, oramai si è capito, perché non porta guadagno. E che dire, è la triste realtà, perché le distribuzioni Linux lato desktop soffrono sempre sotto questo punto di vista. Noi continuiamo a utilizzare, però si sa che le principali distribuzioni Linux, quelle che hanno le spalle grandi aziende, utilizzano le versioni desktop come, diciamo così, noi utenti veniamo utilizzati come cavie per poter rifinire il prodotto finale che poi devono vendere le varie LTS di Canonical, le varie versioni tipo Red Hat per quanto riguarda Fedora e quant'altro. E non so, io vi ho detto, io ripeto, secondo me potrebbero pure fare questo regalo alla community di Ubuntu: abbandonare i rilasci semestrali, fare versioni rolling in modo tale da propinare subito gli aggiornamenti non appena arrivino. Quindi arriva GNOME 41, me lo impacchetti sulla versione rolling di Ubuntu,
me la fai testare, io che sono utente di Ubuntu, la testo consapevolmente di essere di fronte a un programma che potenzialmente fuori di bug, però almeno me la testo, ti aiuto anche a te per poter, ti do più tempo per poter avere un prodotto più stabile, in modo tale che io posso segnalare dei bug che ti possono essere utili a te, Canonical, per realizzare la versione LTS. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa, se ho detto una fesseria o se anche voi appoggiate questa idea. Passiamo adesso a parlare di Desktop Environment. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione 1.26 di Mate Desktop Environment, questa nuova versione che giunge dopo 18 mesi di sviluppo rispetto al release precedente, porta con sé nuove funzionalità, però mantenendo l'aspetto tradizionale a cui gli utenti di Mate sono affezionati. Non manca ovviamente il consueto lavoro di correzione di bug, modernizzazione del codice e ottimizzazione delle prestazioni. La novità principale riguarda l'aggiunta del supporto Wayland per Atril, System Monitor, Pluma, Terminal e altri componenti del Desktop Environment. Ci sono state fatte poi alcune modifiche al gestore del file manager, miglioramenti che sono stati fatti a Ngrampa, che ha ottenuto adesso il supporto ai pub e agli archivi ARC, inoltre adesso può anche aprire gli archivi RAR crittografati. Miglioramenti in Atril nello scorrimento di documenti di grandi dimensioni e altre modifiche, quella che appunto vanno a migliorare, vanno a rendere più prestante e più moderno questo desktop environment, tanto amato dagli affezionati di GNOME 2. E se siete ansiosi di provare questa nuova versione di Mate sulla vostra Ubuntu Mate 20.04 o Ubuntu Mate 21.04, su Marcosbox ho trovato una guida che vi spiega come aggiornare a Mate 1.26 sul resuscitato distro utilizzando un PPA mantenuto direttamente dall'Ubuntu Mate Developers Team, quindi un PPA ufficiale, un PPA dedicato a contenere sempre l'ultima versione stabile di Mate Desktop, e si spera che in futuro verrà mantenuta questa tradizione anche per i rilasci successivi. Io ho provato personalmente l'aggiunta di questo PPA sia in macchina virtuale che su una installazione su macchina fisica di Mate, non ho trovato bug, quindi la procedura è rapida e indolore. E bonus di questo PPA è che se siete su Ubuntu Mate 20.04 LTS e andate ad aggiungere il PPA per aggiornare a Mate 1.26, vi ritroverete anche i nuovi temi Yara Mate Light e Yara Mate Dark, che sono i due temi nuovi che abbiamo visto sull'ultima versione di Ubuntu Mate, temi basati sul tema Yara, quindi una anche svecchiata a tutto il sistema con un look più moderno, sia per quanto riguarda le icone che per quanto riguarda il tema generale. Passiamo adesso all'ultima parte di questa puntata, parlando di applicativi open source. Iniziamo parlando di SM Player, il famoso front-end grafico multipiattaforma per MPlayer, che è tornato ad aggiornarsi con interessanti novità che riguardano principalmente le versioni per Linux e l'arrivo anche adesso della versione per macOS. SM Player 21.8.0 infatti va a aggiungere il supporto per macOS, e nella versione per Linux adesso offre la possibilità di essere installato nei formati AppImage, Flatpak e Snap. Quindi adesso non avete scuse per installare questo software, lo potete installare tramite repository della propria distro, della vostra distro, ma anche appunto sfruttando il formato Flatpak, il formato Snap e il formato AppImage, che forse tra tutti quanti è quello più comodo perché vi scaricate il tutto e lo potete eseguire su qualsiasi distribuzione. La versione per Windows infine va a aggiungere nell'installer il supporto YouTube facoltativo, quindi se non volete installare il supporto YouTube di SM Player nella versione per Windows potete deselezionarlo. Altre novità le trovate su Marcosbox, dove vi linko il changelog ufficiale. L'altro applicativo che è tornato ad aggiornarsi con una nuova major release è LibreOffice nella edizione Community.
LibreOffice 7.2 Community offre numerosi miglioramenti delle prestazioni nella gestione di file di grandi dimensioni, nell'apertura di alcuni file in formato DOCX e XLSX, nella gestione della cache dei caratteri e nell'apertura di presentazioni e disegni che contengono immagini di grandi dimensioni. Ci sono anche miglioramenti nella velocità di disegno quando si usa il backend SCIA, che è stato introdotto con LibreOffice 7.1. Questa nuova versione è disponibile anche per i computer dotati di processore Apple Silicon, che sarebbero gli ultimi processori, gli ultimi SoC presentati da Apple lo scorso anno, basati su architettura ARM. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni sulle principali novità di questa nuova versione di LibreOffice e fatemi sapere se utilizzate ancora LibreOffice o se preferite soluzioni alternative come OpenOffice e quant'altro. E con quest'ultima notizia si conclude qui questa 106ª puntata del podcast di MarcosBox. Vi ricordo come sempre che potete seguire MarcosBox mediante il sito internet, mediante le pagine social su Facebook, Twitter, mediante il profilo privato mio su Twitter, su LinkedIn. Mi potete trovare su Telegram con il canale dedicato alle notizie di MarcosBox, ma anche con la community dedicata ai lettori di MarcosBox, dove vi invito tutti quanti a iscrivermi. Trovate tutti questi link, li trovate direttamente sul blog nella sezione Seguimi sui social. Vi ricordo altresì che è disponibile un canale Telegram con le offerte selezionate per voi lettori di MarcosBox, offerte da Amazon, e vi ricordo che c'è anche il codice referral, quindi se eventualmente deciderete di acquistare utilizzando uno dei link che propongo, Amazon una parte del ricavato me lo ridarà sotto forma di buono. Quindi potete supportare il blog in questo modo. Trovate anche su MarcosBox un articolo a riguardo del codice referral, trovate anche i banner di Amazon, quindi se volete utilizzare il codice MarcosBox-21 che potete utilizzare per i vostri acquisti su Amazon se volete supportare il blog. La prossima settimana probabilmente non ci sentiremo, se dovrei tornare verso la fine di settembre. Se tutto andrà per il verso giusto, ovviamente non vi abbandonerò sulle pagine di MarcosBox, ma è il podcast che si prende una piccola pausa dovuto a eventi di forza maggiore. Quindi non sono sicuro di poter registrare le puntate nelle prossime settimane per via di alcuni impegni. Quindi se non mi sentite, non sono morto, non sono disperso, ma semplicemente ho avuto da fare, non posso registrare le puntate perché per registrare la puntata devo trovarmi in un ambiente bello silenzioso, no, perché lo sapete che si sentono motociclette, macchine, fulmini e quant'altro. Vabbè, comunque, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.